Il materiale che vi è stato distribuito, come vedrete e come avete già visto, è costituito da articoli vari di giornale. Penso infatti che per molti ordini di scuole il giornale offra molto materiale utile, soprattutto a basso costo. A basso costo nel senso che ciascun insegnante può anche creare da sé questi materiali sfogliando il giornale. Il giornale, o meglio i supplementi settimanali, mi riferisco ai due supplementi dei due grandi quotidiani, no, nazionali, Corriere della Sera e Repubblica. I supplementi, compreso il supplemento femminile di entrambi, che è fatto molto bene e che non contiene solo argomenti di tipica tradizionale destinazione femminile, come potrebbero essere moda e cucina, ma contiene articoli di costume di notevole, contengono entrambi di notevole qualità, possono offrire, dicevo, dei materiali utili. Qualche giorno fa leggevo un articolo di Gobber, che è un linguista generale della Cattolica di Milano, nella rivista di quell'ateneo, Vita e Pensiero, che diceva cose sulle quali dissento, mi sembra di doverne dissentire proprio in termini di fattualità. Si lamentava del fatto che secondo lui nelle scuole non si leggesse più L'infinito di Leopardi, ma si facessero leggere giornali. Ora io non credo che chi abbia appena un minimo di consuetudine con le scuole possa dubitare che, come giusto che sia, L'infinito di Leopardi e Leopardi in genere sia un percorso obbligato. Viceversa, penso che i giornali non entrino come occasione di riflessione sul piano della lingua, nonostante che, come sapete, dico come tutti voi sapete, anche chi insegnasse nella primaria o nella scuola secondaria inferiore, come ora si chiama, l'articolo di giornale è una delle classiche prove dell'esame di Stato, prova però che è un po' un illustre sconosciuto per quanto riguarda i ragazzi, che non sanno letteralmente dove mettere le mani. A differenza di quello che si ritiene normalmente, credo che i giornali siano mediamente molto ben scritti. Si sentono spesso delle lamentele sul livello di scrittura dei giornali. I giornalisti non saprebbero scrivere, non saprebbero realizzare una frase compiuta, userebbero parole che non esistono, frasi nominali, come in effetti è. Ma io credo che ciascun insegnante, se confrontasse un articolo di giornale con una produzione di un proprio allievo, si augurerebbe che l'allievo sapesse scrivere come un giornalista. Semmai le colpe dei giornalisti sono altre, sono il non sufficiente vaglio delle notizie, sono problemi, insomma, semmai di deontologia professionale, ma dal punto di vista della scrittura io credo che possano funzionare come modelli. Come modelli non solo per quanto riguarda gli aspetti più tradizionali della competenza di scrittura, dalla punteggiatura al lessico, ma anche per quanto riguarda l'organizzazione testuale. Infatti, quando noi leggiamo un articolo, diciamo pure di costume o anche un editoriale, noi come lettori, cogliamo immediatamente che il giornalista costruisce un discorso in termini argomentativi con l'idea di arrivare ad una certa conclusione. Lo costruisce proprio come noi, in quanto insegnanti, vorremmo che fosse costruito un tradizionale tema argomentativo, senza sbrodolamenti, senza frasi scritte semplicemente per occupare un po' di spazio e per riempire la pagina bianca.